quarto d'ora prima di te. Lo vedo dal balcone. Siamo con Maria Berrini, presidente di AMAT, ok? Stiamo aspettando gli altri ospiti a City Tech. Che cosa si aspetta da questa due giorni dedicata alla mobilità e al futuro della mobilità in Italia? Intanto non a caso questo evento quest'anno si chiama City Tech, proprio perché al centro della discussione torna la città, le aree urbane, le aree metropolitane, quindi la necessità di affrontare la mobilità a questa scala, a scala metropolitana. Il convegno mette insieme imprese, operatori, soggetti istituzionali per mettere in luce le soluzioni sia di carattere istituzionale organizzativo sia di carattere tecnologico, nuovi servizi e quant'altro. Con Luca Masciola, direttore dell'Osservatorio di Eurispes sui trasporti e la mobilità, chiediamo appunto di riassumerci le novità importanti che sono emerse da questa anteprima del libro bianco sui trasporti e la mobilità in Italia. Allora, noi siamo partiti non tanto dalla descrizione del problema trasporti quanto dalla individuazione delle ragioni. Riteniamo di averne individuato probabilmente la principale nel processo di, come detto degli anglosassoni, urban sprawl, cioè quella disarticolazione delle città che le vede trasformarsi quotidianamente in zone vaste di aggregazione umana con densità estremamente diverse, laddove fino a 30-40 anni fa il nucleo urbano era un nucleo certo, addirittura fisicamente cinto da mura o più o meno fisiche, più o meno virtuali. Oggi le densità sono molto diverse, diversi i nuclei abitativi, diverse le modalità di abitare la città e diversa la distribuzione dei servizi. E quindi questo ha una influenza. Cosa comporta? Questo per chi serve attraverso servizi di trasporto, sia la cittadinanza che le imprese, quindi trasporto di persone e trasporto merci, vuol dire che è sempre più difficile garantire in maniera universale servizi con load factor sufficienti a garantire il trasporto a break even, quindi dare dei ricavi. Questo è visibilissimo nel trasporto pubblico, un po' meno visibile nel trasporto merci, ma pensare agli stakeholder andrebbe detto di investire di più in maniera integrata sulle grandi piattaforme informative pre, durante e post servizio, che esso sia trasporto merci o trasporto pubblico. Un sistema di tariffazione all'interno delle aree metropolitane diversificato per fasce orarie. In questi mesi veramente, come sul comune di Milano, l'ha citato prima lei, su interventi di car sharing e bike sharing, quella che noi chiamiamo mobilità dolce, effettivamente si cominciano a vedere dei risultati. Qui un applauso anche personale per quello che può contare. Come fino a poco tempo fa eravamo soddisfatti, siccome che